Esserci sempre, anche quest'anno è questo il motto che ha guidato le celebrazioni della Festa della Polizia. A Foggia due momenti dei festeggiamenti, il primo in Piazza d'Italia e il secondo nell'Aula Magna della Facoltà di Economia. Le celebrazioni del 160° anniversario di questo martedì 10 aprile, come da tradizione, hanno avuto inizio con gli onori ai caduti alla Polizia di Stato. Il questore Mario Della Cioppa, affiancato dal prefetto Massimo Mariani, ha deposto la corona d'alloro. Al momento commemorativo c'era anche Don Luigi Ciotti. Solo pochi giorni fa, il 21 marzo, il sacerdote marciava per Foggia per protestare contro tutte le associazioni criminali che devastano l'Italia. Oggi il suo ritorno ha un sapore amaro, all'indomani della giornata in memoria delle vittime innocenti delle mafie. In Capitanata si continua a sparare. Le mafie sono forti, la criminalità è forte e presente, ma ci vuole di più della nostra risposta, è quello che mi sembra che si sta cercando di dare. È un problema che riguarda questo territorio come altri territori. E allora veramente deve crescere il morso del più da parte anche di noi cittadini. Perché il problema più grave non è solo chi fa il male, ma quanti guardano e lasciano fare. L'omertà veramente uccide la verità e la speranza delle persone. Allora uno scatto in più da parte di tutti, delle istituzioni, ma anche da parte nostra. Sono venuto qui volentieri, invitato dal questore, per vivere questa giornata di festa della Polizia di Stato. Certamente è una giornata di festa, per me è un segno di attenzione, di riconoscenza e di stima al lavoro che loro portano avanti, a volte con molti sacrifici, con molta generosità, con molto impegno.